L'ambito sociale 6, sempre più vicino alle persone. Un racconto pubblico di oltre 3 anni che ha delineato i risultati dei progetti realizzati mediante interventi sempre più capillari e vicini alle necessità della gente. E un incontro per spiegare i programmi futuri. Si tratta dell'importante appuntamento svoltosi sabato mattina al Masetti di Fano dal titolo Impatto sociale, allo scopo di mandare un messaggio ben chiaro e definito, come ha sostenuto il presidente Dimitri Tinti. Io credo che sia importante rendere conto, quindi portare appunto in una condivisione pubblica come quella di stamattina questi risultati, che chiaramente non sono definitivi, esaustivi, ma sono uno stimolo per migliorarsi ancora. Abbiamo davanti delle prospettive importanti, impegnative, anche complesse. Abbiamo delineato quello che sarà il modello nuovo per questo ambito territoriale sociale 6, che è appunto l'azienda pubblica di servizi alla persona, come diceva Churchill. Cambiare non vuol dire sempre migliorare, però per migliorare bisogna comunque cambiare e bisogna quindi avere il coraggio di farlo. 9 comuni, da Fano a Pergola, uniti per analizzare la gestione dei servizi e la sua evoluzione tramite testimonianze istituzionali dei sindaci e dei volontari che sono parte attiva del percorso intrapreso. Nonostante le difficoltà presenti, tanti sono stati i cambiamenti attuati nei servizi sociali e di conseguenza le attività svolte, sempre adeguati ad ogni territorio, spesso con esigenze diverse. Quali sono i risultati ottenuti? Sono state costruite ben 6 reti territoriali grazie alla collaborazione di tutte le forze del terzo settore di tutti i 9 comuni, con la quale abbiamo dato risposte a tutte le fasce di utenza, per cui abbiamo messo in piedi e realizzato una rete di servizi per il dopo di noi delle persone adulte con disabilità in 3 comuni dell'ambito. Abbiamo costruito una rete di servizi per i giovani anche di prevenzione, quindi dal disagio giovanile, che si chiama Torno entro le 6 e che prevede quindi interventi e azioni con tutte le scuole e in tutti gli spazi aggregativi dei 9 comuni. Abbiamo anche costruito poi delle reti di solidarietà come Comunità Solidale, che è la rete che supporta le estreme marginalità, e Passamano, che invece è la rete che in qualche modo sostiene in tutti e 9 i comuni il disagio alimentare in modo particolare e la capacità anche di riutilizzo dei beni materiali. Sono tutte reti che chiaramente hanno un significato territoriale concreto, perché di fatto le famiglie, le persone di questi 9 territori possono trovare in questa dimensione associata fra terzo settore e istituzione di ambito una risposta concreta al loro bisogno.